in discussione il rapporto. Siamo nel pieno di un dibattito del rapporto fra pubblico e privato, no? Io credo che il rapporto fra Regione e Lega del Filo d'Oro rappresenti il meglio di come si possano mettere insieme realtà che senza fine di lucro sviluppano servizi che non erano presenti con quel livello, con quella qualità che negli anni sono stati capaci di sviluppare. Realizzano oggi strutture, certo col contributo anche pubblico, ma con una velocità, con una qualità, con dei risultati molto importanti. È un connubio fra, chiamiamolo ente, Regione, che deve sviluppare servizi che riguardano la salute per i propri cittadini, in questo caso essendo un'eccellenza anche per chi viene da fuori, e delle persone che si mettono in moto dietro i problemi, anticipando qualche volta e quindi sperimentando strade nuove rispetto a quelle che erano presenti nei servizi, e diventano un elemento essenziale integrato con l'attività sanitaria della Regione, in grado di dare risposte di grande qualità e che diventa ricchezza per il territorio, perché questo effetto moltiplicatore, quando c'è un investimento, quando c'è la qualità, si riesce anche a ottenere in maniera più significativa e più forte. Nessuno avrebbe potuto portare avanti una storia se non ci fosse stato l'altro. Senza Lega del Filo d'Oro, mai, credo, direttamente e spontaneamente alle strutture sanitarie sarebbe venuto in mente di attrezzare una realtà come questa. Ma viceversa, se la Regione non fosse vicina, anche la Lega non avrebbe potuto portare avanti le sue potenzialità. Cioè rappresenta il meglio di come si può lavorare insieme per un obiettivo comune che è una risposta di salute dei cittadini.